La meningite batterica è una infezione delle meningi. Le meningi che cosa sono? Sono le membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale ed è causata da batteri e virus. I batteri sono tanti, il più importante e la sola forma contagiosa è quella dovuta alla Neisseria, meningitis o meningococco, che è anche la più grave. Colpisce soprattutto i bambini, ma può colpire tutte le età. Si trasmette attraverso le goccioline nasali e faringee, quindi praticamente il contagio avviene per via aerea. Soltanto nei primi 7 giorni precedenti la comparsa dei sintomi e massimo per 48 ore dopo l'inizio della terapia. I rischi, se la diagnosi è precoce, sono nulli, perché si interviene con la terapia e quindi si riesce a bloccare la moltiplicazione del batterio. Se invece la diagnosi è tardiva, allora c'è la morte nel 10% dei casi. Nel caso la terapia viene iniziata con ritardo, si possono avere degli esiti come per esempio ritardo della crescita, sordità, problemi visivi, paresi, con la terapia antibiotica Segno. immediata. Esattamente Debella il completamente l'infezione e fatta in maniera adeguata e precoce si guarisce. dopo la cura, chi è stato colpito e chi gli sta vicino, che rischi corre? Nessun Assolutamente. rischio assolutamente no. E quindi possiamo confermare che i bambini, adesso che tornano a casa, staranno bene? Stanno bene, altrimenti non sarebbero andati a casa. E quando tornano a casa possono avere una vita normale, possono frequentare chiunque, sono guariti. Hanno rischio di No, trasmissione in maniera assoluta. assoluta. Vaccinazione. E c'è un consiglio per la prevenzione futura, sia per loro che per gli altri? Vaccinazione, vaccinazione.